che cosa noi vediamo qui? È domanda per voi. Che cosa vediamo? Le reliquie, sì? Le cose che i nostri occhi possono vedere, le cose che si trattano, elementi del mondo. Però io vedo più avanti, oltre queste cose. Noi non soltanto riceviamo oggi soltanto le reliquie, che veramente è presenza, che è rappresentanza della vita, dello spirito di questi pastorelli, e particolarmente Francesco e Giacinta. Però accogliendo queste reliquie, noi accogliamo veramente l'amore materno di Maria. Attraverso queste reliquie, la sua presenza sentiamo dentro. Voi sapete bene che 13 maggio l'anno scorso Papa Francesco ha canonizzato questi pastorelli e diventati santi. Noi non avevamo nessuna opportunità di essere lì, presente, partecipare in questo grande evento della canonizzazione. Però la Divina Provvidenza ha visto che noi potessimo partecipare attraverso questo evento, di contemplare questa bellezza dell'amore di Dio. Dio ci vuole tanto bene, il suo cuore batte per noi e quindi non vuole che noi perdiamo, perciò lui ha mandato Gesù Cristo, come dice Giovanni nel capitolo 3, 16 versetto. Dio Padre tanto ha amato il mondo che lui ha mandato suo unigenito figlio, non per castigare, non per punire, però colui che crede in lui possa essere salvato. E questo disegno di Dio di salvare, che il suo amore supremo, misericordioso, lui agisce, questo amore agisce attraverso le persone, attraverso gli eventi. Per quello non abbiamo bisogno di persone colte come preti, i dottori della Chiesa, i martiri della Chiesa. Dio anche sceglie le persone come pastorelli, semplici, ordinari, però quelli che hanno un cuore spalancato, aperto con questa semplicità, con questa fede nella presenza di Dio. Infatti sono stati fortunati di ricevere questa presenza con questi occhi materiali, di vedere questa luce gloriosa, radiosa della presenza di Dio apparsa a Fatima, covo di ira, nella persona di Dolce Maria. E perciò siamo fortunati in questo momento, perché noi in queste reliquie vediamo, sentiamo la presenza di questi pastorelli che erano stati illuminati, questi pastorelli che sono stati chiamati, scelti da Dio stesso per amore materno di Maria, per dare testimonianza a questo amore che ci salva. E noi sappiamo la storia di pastorelli che sono nati a Fatima e ancora più piccoli nella loro quotidianità, Dio sceglie per trasmettere questo messaggio della salvezza, non soltanto a bocca con le parole, però più con le loro azioni, con la loro vita. Gesù Cristo come Salvatore ha versato ogni goccia della sua sangue, ha lasciato il suo corpo essere lacerato, donato, sacrificato sull'altare della croce per la redenzione. Attraverso questa sofferenza, la sua morte, lui ci ha dato questo dono della salvezza. E questi pastorelli sono stati scelti, privilegiati di partecipare.
in questo mistero della passione. Come dice San Paolo, nel nostro corpo noi compiamo i dolori, la passione di Gesù, quando noi accogliamo la sofferenza e offriamola come strumento potentissimo per la salvezza degli uomini. Quando Maria l'aveva detto a questi bambini, siete pronti per soffrire perché il mondo si convertisse, siete pronti per soffrire, di digiugnare, di pregare perché ci sia la pace nel mondo. E questi ragazzi piccolini hanno dato la loro disponibilità totalmente, ancora piccolini, però quando avevano visto quella visione dell'inferno erano stati molti toccati, addolorati. E Francesco, per esempio, una notte che dormiva aveva visto Gesù molto addolorante e lui lacrimava. E suo papà ha alzato e dice, Francesco, cosa è successo? E Francesco dice, io ho visto Gesù molto sofferente perché ci sono uomini che ancora offendono, ancora stanno peccando, ancora stanno allontanando da Dio, ancora stanno scegliendo la via verso la perdita eterna, inferno. Quindi io vorrei offrire la mia vita per consolare Gesù e farlo felice. E così lui fa digiugno, prega giorno e notte, e solo 10 anni lui ha vinto tantissime anime, convertito tantissime anime per Gesù, per Maria. Carissimi fratelli e sorelle, noi in questo momento sentiamo questa dolcezza di amore materno, perché Maria apparsa a questi bambini, oggi accompagna attraverso questi segni tangibili, queste reliquie. Noi sentiamo questo profumo dell'amore di Maria che attraverso queste reliquie ci invita di partecipare in questa passione di Gesù. Questa Maria, nostra madre, ci invita di pregare con i pastorelli. Quindi oggi, carissimi fratelli e sorelle, per noi il momento fino alle 3:30 di insieme con lo spirito e l'anima di questi pastorelli che senza dubbio sono presenti con noi, con Maria nostra madre, di partecipare in queste ore vissute intensamente con fede per pregare per la conversione, per pregare per la pace, per pregare perché il mondo smetta di offendere Dio, offendere il suo amore infinito. Questo è il messaggio che stanno portando queste reliquie, questo è il profumo che stanno portando queste, a testimoniano questi pastorelli. Quindi apriamo il nostro cuore, apriamo la nostra anima con quella semplicità di pastorelli, con quella fede come un granellino di senape che possa trasformare, plasmare la vita, il negativismo del mondo e portare questo sacrificio di Gesù nella realizzazione della salvezza, della conversione, perché attraverso la nostra vita cristiana che diventa testimonianza, noi possiamo essere strumenti, i messaggeri che possiamo collaborare, che cooperino nel fare del mondo più bello, fare della nostra famiglia più bella famiglia, fare della nostra società la bella società per vivere come figli di Dio nella pace, nell'armonia.